Non credo che porti poi così fortuna. Peccato che oggi non siamo in cerca di granchi. Aspetta, ti aiuto io. Le cozze sono attaccate agli scogli, vedi? Per staccarle basta solo ruotarle un pochino. Papà! James vuole prendersi le mie cozze! Non è vero! Oh, adesso basta, ragazzi. Vi ho già detto che dovete smetterla. Questo è davvero un secchio portafortuna. Soltanto perché papà ti ha dato anche le nostre. Oh, insomma, James, questa non è una gara. Dobbiamo lavorare tutti insieme e cooperare. Le ho provate tutte, Sam, ma non vuole proprio scendere. Povero leone. Proviamo con le pinze idrauliche. No, non oserete tagliare un povero albero innocente. Che cosa vi ha fatto mai per meritarlo? Non preoccuparti, noi non taglieremo nessun albero. Lì ce n'è un'altra. Guarda questa quanto è grande. Queste le abbiamo viste prima noi. Io sono una macchina raccoglitrice. Tu, facciamo presto. Ehi, lasciatene anche per me. Ma tu, Norman, ne hai già prese tante. Noi lavoriamo insieme. Va bene, adesso vado a cercare un altro scoglio prima che quei due li ripuliscano tutti. Aiuto! Ascolta, Elvis. Quegli attrezzi sono molto utili nel nostro lavoro, ma non possono essere usati in qualunque emergenza. Ho capito. Dai, Norman, tira al mio tre. 1, 2, 3! E adesso? La marea sta cominciando a salire. Dobbiamo trovare il modo di liberarti il piede il prima possibile. Avanti, tira, Norman! Tira! Io sto tirando! Ma non viene via! Ma non possiamo lasciarti qui. Che cosa possiamo fare adesso? Chiamare Sammy il pompiere! Ecco un buon nascondiglio. Qui non mi troverà nessuno. Vedi, anche a me piace giocare a nascondino, ma Norman e Mandy adesso stanno davvero esagerando. Che cosa vuoi dire? Ti ricordi quando Norman si è nascosto vicino al centro di soccorso alpino? L'abbiamo cercato per tutto il giorno finché non è dovuto intervenire Tom Thomas. Coraggio, vieni con me, Sara. Andiamo a cercarli lungo il molo. Questa volta troverò un nascondiglio migliore del solito. Allora, li hai trovati? Guardatela, non sembra una vera signorina. Non ti sarei preso una cotta per Dolly. Bene, a questo punto ci siamo meritati un bel tè. Ecco, quello sì che è il nascondiglio perfetto per me. Ammettilo, James, non riusciremo mai a trovarli. Sì, ormai abbiamo cercato ovunque. Ehi, papà, è uscito in mare! Ah, sì! Ciao, papà, ciao! Ma che strano. Speriamo che il leone non si sia di nuovo addormentato sotto le mie nasse. No. Ma che cosa abbiamo qui? Una clandestina! Credo di avere il mal di mare. James, ho appena trovato Mandy, è là! O, per meglio dire, l'ha trovata papà. Guarda. Hai ragione. Aspetta, perché adesso si sporge così tanto? Sembra che stia male.
bisogna mai nascondersi su una barca e poi senza neppure indossare il giubbotto di salvataggio. E se fossi caduta in mare? Mi dispiace davvero tanto, signor Jones. Vede, io stavo giocando a nascondino. Ti consiglio di giocare in un posto meno pericoloso la prossima volta. Lo farò, glielo prometto. Trovata! Oh, grazie, Sara. Bene, allora sembra che la gara di nascondino l'abbia vinta Norman. Andiamo a cercarlo e diciamoglielo. Sperando che si sia nascosto in un posto meno pericoloso della mia barca. Bene, adesso fate attenzione, ragazzi. Certo, e anche ragazza. Immaginate che questa sia una scatola di fusibili. Sam, avrei bisogno di un favore. Non adesso, Norman. Non lo vedi che siamo nel bel mezzo di un'esercitazione? Siete stati chiamati per un'emergenza, allora a questo punto che cosa fareste? Oh, ecco, è molto facile. Allora apro la scatola e spengo il fuoco, signore. D'accordo, vediamo che cosa succede. Oh, così ha solo peggiorato le cose. Il nostro Norman ha ragione. L'aria ha alimentato le fiamme e quindi, aprendo la scatola, ho soltanto facilitato la combustione. È chiaro? Io non ci avevo pensato. Sam, per favore, può prestarmi il suo binocolo? Il mio l'ho perso e più tardi Trevor mi porterà in cerca del famoso falco pellegrino. D'accordo, Norman, ma devi promettermi che ne avrai cura. Sentite, voi lo sapevate che il falco pellegrino può volare ad una velocità di oltre 300 km all'ora? Non ci credo, wow! Sul serio? Beh, non è proprio così, Norman. La velocità più alta mai registrata è di soli 286 km all'ora. E che aspetto hanno, signor Trevor? Ecco, le piume delle ali sono grigio scuro. Un falco pellegrino! Oh! Scusate, falso allarme. Norman! Oh, ecco, ora non riparti. Siamo bloccati nel fango! Non acceleri! Mi ricordo che mio padre una volta ha fatto così e poi abbiamo dovuto chiamare il carro attrezzi. Grazie, Mandy, ma io so come si guida. Oh. Siamo bloccati. Ed è tutta colpa tua, Norman. No, questo non è vero. È successo perché abbiamo accelerato. Guardate, quello è Tom. Aiuto! Serve una mano? Ce la faccio da solo, grazie. Per favore, adesso ci tiri fuori da qui o non riusciremo mai a vedere un falco pellegrino. D'accordo, ci vorrà soltanto un minuto. Grazie, Tom. L'acqua nel radiatore sembra che si stia surriscaldando. Io tornerei in città. Sciocchezze. Il radiatore non ha niente che non va. E comunque non c'è bisogno di salire ancora per vedere i falchi pellegrini. Io ne ho visto uno lì, sul fondo della vallata. Si saprà cosa contengono quelle casse, io resterò a terra. E non voglio che voi due andiate sulla spiaggia. Non vorrei che qualcosa di pericoloso arrivasse a riva. Ma papà, oggi è una giornata fantastica. James... Ti prego, io ti prometto che starò attento, va bene, papà? D'accordo? Oh, d'accordo, James. Sì! Dai, Sara! Papà ci ha dato il permesso! Andiamo a costruire un grande castello di sabbia! Ma io oggi non ho nessuna voglia di costruire un castello di sabbia! E poi, se una di quelle casse arrivasse a riva? Tu non sei divertente! James! James, torna qui! Io sono divertente! Qui nella baia è tutto a posto, signore! Da un'occhiata anche davanti al porto, Penny! Ricevuto, signore! Andiamo all'avventura? Oh, ma certo! Bene!
Allora questo è il posto adatto! Guarda! Elvis, ma non è possibile! Elvis! Dai, sveglia! Sam, sei davvero tu? La casa sta andando a fuoco! No, sei soltanto in ritardo, come al solito! Oh, no! Ma perché Sara non è mai così divertente? James, guarda qui! Wow! Deve essere arrivata con la marea! Oh, ma chissà che cosa c'è dentro! Oh, è una di quelle casse! Adesso che ti prende, non eri pronto per l'avventura? E che cosa c'è di più avventuroso di questo? Oh! Oh, ma dove sarà andato? I ragazzi! Allora? Oh, certo che oggi è una giornata veramente molto fredda, vero Sam? Perché non fa come me, signore? Muoversi è sempre il modo migliore per riscaldarsi! Non tutti hanno così tanta energia da bruciare, Penny. Sciocchezze, Sam! Forse sarò di qualche anno più vecchio di te, ma ho ancora parecchia energia anch'io, state a vedere. Ma io non parlavo di lei, quello che volevo dire. Non dire altro, Sam! E comunque io sono ancora in perfettissima forma, molto più di voi. Ecco. Sembra proprio che qui non ci sia nessuno. E quindi questo renderà ancora più bella la sorpresa. Lo so che è vecchia, ma finora non ci ha mai dato problemi. Non preoccuparti, Bronwyn. Te la rimetterò a posto in 5 minuti. O non mi chiamo più Mike Bacchetta Magica Flood. Oh, no. Ciao, Sara. Che cosa fai? Era tanto tempo che non ti vedevo giocare con le bambole. Non sto giocando con le bambole, faccio la babysitter. Sara, ma dove hai trovato quel bambino? Non sei troppo piccola per badare a un... Certo è strano il tuo bambino. Lo so. Ho deciso di chiamarlo Bambignello. Oh, Sara, sempre a scherzare. Ah, sì! Avanti! Permesso, Capitano Steel. Signore, è tutta la mattina che corri. Ah, sì, sì, esatto, Penny. Lo so che non ci crederai, ma sono ancora molto più in forma di tanti giovanotti. Ma certo, signore, ne sono convinta. Comunque avevo solo bisogno di un modulo 23. Eccolo qua, Penny! Grazie, signore. Bene, Penny! Sono esausto. E adesso non scomparire, d'accordo? Non preoccuparti, Dilys. Tornerò non appena avrò bisogno di comprare qualcosa da mangiare. Ma oh, un bambino! Io adoro i bambini, sono stupendi, specie quando sono piccoli. Oh, ma che cosa... certo che ha dei bei riccioli. Tesoro, ti suggerisco di correre subito a casa prima che inizi a piovere. Oh, certo che, povera creatura, ha un brutto musetto. Vieni a ripararti. Non ti sporgere troppo, Norman. Siediti, per favore. Posso mettermi al timone? Sì, magari più tardi. Ecco, oggi ci fermeremo qui. Ecco, tieni, è già pronto, ho messo l'esca. Oh, attento agli ami, pungono. Norman, vuoi tenere ferma quella lenza o spaventerai tutti i pesci? Oh, ho preso qualcosa! Io avevo
preso qualcosa, dico davvero. Ed era grande così. Sì, lo sappiamo. E poi è scappato. Un altro sgombro. Ben fatto. Comunque, Sara, il mio era più grosso. Oh, andiamo, James. Questo è molto più grosso. Fatemi vedere i pesci che avete pescato e io li misurerò. Oh, ma sono proprio della stessa misura. È gigantesco! E stavolta non mi scapperà di sicuro. Questo è il più grande di tutti e stasera lo mangeremo per cena. Oh, ed è già pronto da cucinare. Sei andato a pesca nel freezer, per caso? Oh, sei un imbroglione. Era solo uno scherzo. Tirate sulle lenze, ragazzi. Sta salendo la marea ed è ora di rientrare a casa. Comunque ho vinto io, perché ho preso più pesci di Sara. Non è giusto! La gara era chi prendeva il pesce più grosso, non a chi ne prendeva di più. Ho visto uno squalo, ragazzi! È gigantesco, veramente! No, dico davvero! Non sto scherzando, guardate! Ragazzi, vi state sbagliando. Non è uno squalo, è solo un piccolo di balena. Si chiama balenottero. L'ho visto prima io. È mio. Lasciate che lo prenda io. No, qui nessuno pescherà una balena, Norman. Tra l'altro è in difficoltà. Queste acque sono molto basse. E se si avvicina alla spiaggia, poi non riuscirà più a tornare in alto mare. E per lui sarebbe un vero disastro, ragazzi. Noi dobbiamo riuscire a salvarlo. Don Thomas sa tutto sugli animali, papà. Se lo chiami, verrà di sicuro. Guardi, calma, sto già arrivando, Charlie. Ma guarda, diamo un po' un'occhiata. Cosa abbiamo qui? Interessante. Ho trovato qualcosa, signore. Chi lo sa, ormai è persa. Mi scusi. Vuole che le dia un passaggio? Ormai è quasi ora di pranzo. No, grazie, Elvis. Oggi ho voglia di un buon pesce. Credo che andrò al ristorante. Buon compleanno, mamma! Io spero tanto che ti piaccia. Certo che mi piace. È bellissima, tesoro. Ti sta bene sul gilet che papà ti ha fatto ai ferri. E tu che per 3 settimane continuavi a dirmi che avevi le reti della barca da riparare. Coraggio, James. Ora tocca a te. Dov'è il tuo bigliettino? Ma quale bigliettino? Non crederai che voglia regalare a mamma solo un ridicolo bigliettino. No, io voglio regalarti qualcosa di speciale, come hanno fatto papà e Sara. Qualcosa di davvero speciale. Ed ho già un'idea. Scusatemi, ma io adesso devo proprio andare. I pesci non si pescano da soli. Beh, allora devo andare anch'io. Devo prendere il tuo regalo speciale. A dopo, mamma, ciao. Io sono una mamma davvero molto fortunata. Non so proprio cosa posso regalare a mamma. Io non sono bravo a fare le cose come papà e Sara. Come stai, James? Mi scusi, capitano Steel, ma... Cos'è quello? Questo è il mio metal detector. Io lo uso per trovare monete preziose sepolte nel terreno. Ha forse detto monete preziose? Esatto. Vedi, James, da qualche parte a Pontypandy ce n'è un mucchio che aspetta soltanto che qualcuno riesca a trovarle. Oh, sì! Ed io scommetto che questo sarebbe un regalo veramente speciale per qualcuno, eh? Puoi prestarmelo, ci starò molto attento, la prego! Sì, posso anche fartelo provare mentre sono a pranzo, ma tu stai lontano dalla scogliera perché è molto pericoloso. D'accordo, stia tranquillo! Mi dispiace davvero tanto di aver fatto perdere quella moneta al capitano Steel. Ma non sai neanche se quella era antica, Elvis. Ma potrebbe esserlo. Eppure, Sam, deve esserci un qualche modo per rimediare. Le monete sepolte sono difficili da trovare. Non se sai esattamente dove cercarle, Penny. Altra ferraglia!
È tutto inutile. Qui io non troverò mai niente di speciale per mamma, oh? Wow! Qualunque cosa sia, è enorme! Allora, pronti? Via! E adesso ecco Norman Price che va in testa alla corsa! Norman! Stai attento al muretto! Norman, usa i freni! Quali freni? Aiuta! Norman! Norman! Caduto in acqua dal molo! Vieni, al porto, Sam! Norman Price è caduto in acqua con un go-kart! Vado subito, signore! Calmo, Norman. Ci siamo noi adesso, non preoccuparti. Cerca di aggrapparti alla mia mano. Bene, stavolta devo ammettere che hai veramente superato te stesso. Hai quasi provocato un incidente stradale e hai perfino rischiato di annegare. Ora tutto questo non sarebbe mai successo se avessi aspettato che Mike ti avesse aiutato a costruire il tuo go-kart. Mi dispiace, Sam. E chiedo scusa a tutti. Non lo farò più, ve lo prometto. Oh. Questa volta non basterà soltanto chiedere scusa, Norman. Adesso dovrai anche cercare di rimediare ai danni. Dopo che avrà finito, potrebbe aiutarmi a costruire un vero go-kart. Oh, ma certo, Norman. Molto volentieri. Passami la chiave. Forte! Non appena avremo riparato i freni, riparato il paraurti, lavato il furgone e... credo che anche qualcun altro stia aspettando il tuo aiuto. Per terra bagnato, tesoro, fa attenzione, sempre terra bagnato, tesoro, fa... Oh, Penny, attenta, è bagnato per terra. Scusa, sei riuscito a metterti all'angolo, te ne sei accorto? Non c'è problema, Penny. Tutto bene là sotto? Io credo di sì, Penny. Sì, qui niente di rotto. Tranne il mio spazzolone. Norman! Norman! Norman Price, ho un lavoretto per te. Oh, ciao, Norman! Dove te ne vai così di fretta questa mattina? Eccoti qua. Ah, grazie. Era quasi riuscita a svignarsela. Bene, allora, ecco una lista di tutte le cose da fare. Sei sicuro di riuscire a farcela? Tu non preoccuparti, gli baderò io. Ah, molto divertente. Oh, che cosa? Helen, mi stai facendo uno scherzo, vero? Ciao, mamma, divertiti al corso. Ah, guarda che disordine, Norman Price. Non puoi aspettarti che faccia tutto io. Per iniziare, prendi la tua biancheria sporca e mettila nel cesto in bagno. Ma io...
Io non so neanche qual è il posto giusto. Lo troverai in bagno, vicino al lavandino. Non l'ho mai visto. Questo, Norman Price, è il cesto della biancheria. Ma come si apre? Ecco, così. Oh, e come ci si mette la roba dentro? Oh. Suppongo che per farlo tu possa arrivarci anche da solo. E adesso mi aspetto che sia tutto in lavatrice prima di sera. Ma io... Mamma! Ho riordinato la mia camera, rifatto il letto e pulito i piatti. Quindi per oggi ho finito. Adesso non ti andrebbe anche di stirare un pochino, tesoro? No, grazie. Adesso io vado a fare skateboard con Norman. Le previsioni meteorologiche per la giornata prevedono ancora bel tempo. Oh. Ma in serata una perturbazione. Ma che gli sarà preso? Oh, non ne ho idea. Comunque è tutto il giorno che si comporta stranamente. Forse sta arrivando un temporale. Sembra che i cani possano avvertirlo prima. Il radar è troppo sensibile, ecco il problema. O forse non è abbastanza coraggioso per lavorare con i pompieri. Guarda Sarah e James. Non fanno che competere in qualsiasi situazione. C'è nessuno! Sta attento, Norman. Non vorrei che tu ci cadessi dentro. Sam piacerà molto. Ah, io non lo chiamerei certamente un reperto strano o interessante. E in ogni caso non ti entrerebbe mai in tasca. Ehi, ho appena trovato il dente di un dinosauro. Evviva! Questo non lo batterai mai di sicuro. Questa non è una gara, ragazzi. E comunque quello non è un dente di dinosauro, è soltanto un vecchio sasso. Invece è un dente di dinosauro, di un T-Rex probabilmente. Sam ne sarà entusiasta. Beh, vedrai che adesso io troverò qualcosa di molto più interessante del tuo stupido vecchio sasso. Io scommetto di no. Io dico di sì. L'hai sentito anche tu? Tuoni e fulmini! Già, proprio sopra Ponti Pandi. Speriamo che non arrivino fin qui. Sta tranquillo, Radar. Non c'è nulla di cui aver paura. Sei al sicuro con noi? Sì, ma che cosa succederebbe se dovessimo aver bisogno di lui? Dobbiamo andarcene da qui. Meglio non essere vicino agli alberi se cadono dei fulmini. Io non ho certo paura. Non è questo il punto, Norman. Può essere molto pericoloso. Gli alberi attirano i fulmini e si incendiano se vengono colpiti. Sarah! James! È ora di andare! Sì, mamma! Tu non hai trovato ancora niente di meglio. Adesso vado a cercarli. No, tu resta qui dove sei, Norman. Ehi, l'hai visto anche tu? Il fulmine ha appena colpito quell'albero. Ma dove sono tutti gli altri? Non lo so, non li vedo, ma non ci hanno aspettato. Mamma! Se l'allarme inizia a suonare, Sam sa sempre cosa fare. Cercherai sempre, sempre tu.